Auguro a tutti che il cammino quaresimale da poco iniziato sia ricco in frutti e domando di voi un ricordo nella preghiera per me e per i collaboratori della Curia Romana che questa sera inizieremo la settimana di esercizi spirituali. Grazie. La parola d'ordine della Quaresima è sobrietà, e sobrio è l'annuncio col quale Papa Francesco si congeda domenica scorsa dalla folla dell'Angelus per vivere quella pausa dell'anima che la preparazione alla Pasqua richiede. Da giorni i media non fanno che parlare degli insoliti nella forma esercizi spirituali della Quaresima che il Papa, incurante dei protocolli e amante delle periferie, ha voluto per sé e i suoi collaboratori lontani dallo stress dei palazzi vaticani e protetti da un'oasi di quiete, quella dei boschi intorno al lago di Albano, sul versante di Ariccia, dove in uno scorcio incantevole sorge la casa di Vin Maestro, fatta costruire apposta da Don Giacomo Alberione. Ed è qui, verso le 17 di domenica 9 marzo, che Papa Francesco e le altre 80 persone che sono con lui arrivano insieme e in pullman, perché la parola d'ordine è semplicità, accolte con calore dalla comunità dei Paolini che gestisce la struttura. Saluti affettuosi, strette di mano, un giro per prendere confidenza con i locali che ospiteranno il gruppo fino a venerdì 14, intanto che i cardinali con i loro trolley lo seguono da vicino, e meno di un'ora dopo Papa Francesco è con tutti gli altri in cappella. Nessun primo banco o banco appartato per lui, che si accomoda con naturalezza nel primo posto libero, perché la talare bianca è segno di un diverso servizio, non di un esclusivo privilegio. La recita dei Vespri precede la meditazione introduttiva degli esercizi spirituali che il Papa ha chiesto di predicare a un prete romano, Monsignor Angelo De Donatis. Il modo di argomentare del sacerdote ricorda fin dalle prime battute quello di Papa Francesco, quando ad esempio ricorda l'urgenza di fuggire il fariseismo che produce, dice, una religione sterile, senza Dio e senza la sua misericordia. Invece di un cuore pratico abbiamo bisogno di un cuore puro, ribadisce nei giorni successivi Monsignor De Donatis. Il nostro compito, afferma, non è far vedere al mondo cosa fa la Chiesa, cosa fanno i preti, cosa fanno i cristiani, ma far vedere che cosa Dio fa attraverso di noi. E qui il cuneo dell'esame di coscienza, perché a questo serve una pausa dell'anima. Come mai la gente, vedendo la mole di lavoro e di opere che la Chiesa realizza, non dà lode al Padre? C'è qualcosa che non va, ribadisce Monsignor De Donatis, che invita a non andare continuamente alla ricerca degli applausi né ad alimentare invidie clericali. Parole su cui il pastore e chi gli è più vicino riflette in silenzio, prima che si faccia l'ora di tornare fra le pecore e di riprendere il loro odore.